Eccoci tornati insieme in diretta, questo è Tempo d'Estate, è quello che vedete sul nostro LED, quella è la copertina del nuovo lavoro musicale di Don Mimmo Iervolino, l'album si intitola Il grido della terra, canzoni per un cristianesimo aperto al sociale. Questa mattina, come dire, lo abbiamo sottratto ai suoi impegni e anche al suo riposo estivo perché è in collegamento Skype con noi. Buongiorno Don Mimmo, benvenuto. Ciao, grazie. Che bella occasione, che bella possibilità che mi date, no? Di dire, di far conoscere, no? Questo grido che Papa Francesco, no? Sta lanciando in ogni dove, il grido dei poveri, il grido della terra, il grido dei giovani. Veramente si fa portavoce di tutte queste realtà, insomma, che esigono risposte dai politici, dai potenti e anche da tutti quanti noi. Ecco, Don Mimmo, vorrei ricordare che tu sei anche animatore del movimento Laudato Si, sacerdote a Pomigliano d'Arco, quindi siamo in provincia di Napoli, cantatore di musica cristiana da quanti anni? Oltre 20, se non sbaglio. Di più. Sì, parecchio tempo proprio perché quando sono diventato sacerdote, io non pensavo di fare anche questo. Ma un mio amico mi suggerì appunto di prendere le canzoni e di farne una, allora le cassette, e così la regalai come ricordo per la mia ordinazione sacerdotale, e fu il primo lavoro. Poi conobbi Roberto Bignoli, che adesso sta in paradiso, e tanti altri cantautori che mi spinsero a fare altri lavori discografici, e così sono andato avanti. Infatti, sei stato tra gli ospiti di un evento, correva l'anno 2001, subito dopo l'attacco delle Torri Gemelle a San Giovanni Rotondo, c'era anche l'amico Roberto Bignoli, Don Antonio Mazzi, Fra Leonardo Civitavecchia. Non abbiamo foto, non abbiamo immagini di quell'evento, però insomma ci è rimasto davvero nel cuore, C'eravamo. quindi c'eravate, quindi E poi devi tornare. voglio ringraziare Padre Pio perché io sono devotissimo a Padre Pio perché si può dire che la mia vocazione è nata lì a San Giovanni Rotondo, perché ero un ragazzino, per poter fare soldi, insomma, organizzavo delle gite e mi portarono, dice, andiamo lì a San Giovanni Rotondo. Ed è fu la prima volta che sono andato sulla tomba di Padre Pio. E lì cominciai, insomma, a capire chi erano i cristiani, eccetera, perché ero molto, molto lontano da Dio. E così credo che Padre Pio mi abbia preso per l'orecchio in quell'occasione e mi ha fatto poi strada fino a diventare sacerdote e quant'altro. E lo tengo presentissimo perché ho letto tanti libri su di lui, ancora mi abbevero a tutte c'è un sito, no, che ogni giorno mette una frase di Padre Pio, io volentieri la leggo, ne faccio tesoro e poi la metto su tutti i miei social. Ecco, quindi questo significa che devi tornare a San Giovanni Rotondo a salutare Padre Pio. Allora, Don Mimmo, io partirei da un brano che vorrei condividere con i nostri telespettatori. Ricordiamo che è anche un canale YouTube sul quale si possono ascoltare Sì, questi brani, ma gratis et soprattutto, amor Deo, senza ecco, dover spendere niente. niente. Anche perché il disco l'ho fatto non per fare soldi, assolutamente, perché io non guadagno mai niente su queste cose, ma proprio per dare un contributo, diciamo, a tutti i temi della Laudato Si'. Ecco, io vorrei, ho scelto un brano che si intitola Tutto da rifare. Il titolo, come dire, sembra un po' pessimista, però poi ascoltando la canzone e leggendo il testo ti rendi conto, insomma, che non è proprio tutto da rifare. La vogliamo ascoltare insieme, Don Mimmo? Sì. Se la notte se n'è andata in un mare di pensieri, paura del futuro, paura del domani, sono svaniti tutti i sogni e non resta che lottare sulla barca del presente mentre nasce una speranza, è tutto da rifare, è tutto da rifare.
la coscienza di quest'uomo frantumata dal peccato, possedere e poi sporcare l'hanno reso vile e baro, ammazzato la sua anima vendendola al nemico, non si accorge che c'è un baratro alla fine della strada, è tutto da rifare, è tutto da rifare. I giudei caini stanno ai posti di potere e il popolo si beve ogni manfrina. Ora a destra e a sinistra non c'è Dio che tiene, la deriva e la fine sono ormai vicine. È tutto da rifare, è tutto da rifare. I Giuda e i Caini ci han venduti a mezzo mondo per i loro portafogli senza fondo. Un'Italia che doveva essere grande tra le grandi si ritrova schiava e prona ai nuovi padroni. E tu da rifare, è tutto da rifare. Confusa e dilaniata dai morsi divisori, confonda la cornice con i quadri d'autore, l'essenza con le note ed il potere. È tutto da rifare, è tutto da rifare. E se Cristo poi ritorna ad affacciarsi qui, passerà l'inghippo di due secoli d'errori. Non ci saranno più altre guerre buone, ma verrà un'era nuova di pace e forse amore. Chissà se ci sarà tempo per sognare. Chissà se ci sarà un tempo per sognare, questo è il brano di Don Mimmo Iervolino intitolato È tutto da rifare. Posso darti una mia lettura personale, Don Mimmo? Mi è piaciuta, certo. Mi è piaciuta molto, due immagini mi sono piaciute molto. Quella della costruzione della casa, non so se sia una casa o una chiesa in rovina che sta, che ecco, si sta ricostruendo. Qualcuno ho preso quell'immagine che può essere una casa ma anche una chiesa. Una chiesa, quindi... mi fa pensare tanto a San Francesco. Esatto, squisitamente è francescana. La nostra casa comune, la terra. Esatto. Tutte le nostre forze devono andare lì, in quella direzione, perché la terra si sta ribellando. Il Papa dice, no, che Dio perdona sempre, l'uomo qualche volta, ma la natura non perdona mai. Per cui o facciamo qualcosa per Sora Terra, o altrimenti e lo abbiamo visto anche tu comunque poi Don Mimmo abiti in una regione famosa per tante cose meravigliose, per dei posti bellissimi, per una cucina straordinaria e per gente accogliente e generosa, però purtroppo la Campania è famosa anche tristemente per la terra dei fuochi, quindi la terra che si sta ribellando. Ma lo sai che stiamo scoprendo che questa terra dei fuochi non è solo nel nostro territorio, perché noi a sto problema ci abbiamo dato un nome e un cognome.
terra dei fuochi. Ma se tu vai pure, chi ne so, nei posti più sperduti, io sono stato in Calabria a fare qualche giorno di vacanza al mare, ma di fuochi e di immondizia bruciata ce n'era dappertutto. Certo. Quindi credo che la terra dei fuochi non è solo la Campania, ma probabilmente dappertutto dove si cerca di eliminare, diciamo, le scorie delle fabbriche in un modo, ecco, non diciamo come lo Stato ci dice di togliere di mezzo certe cose, ma lo fanno in modo più semplice per poterci guadagnare, perché farlo così, bruciando, ecco, si risparmia moltissimo e così si dribbla lo Stato in qualche modo, quindi è un cane che si morde la coda in tutta Italia. Hai ragione, è un'osservazione giustissima quella che hai fatto. Torniamo a parlare di questo nuovo lavoro discografico, Il Grido della Terra, canzoni per un cristianesimo aperto al sociale. Tu credi molto nella musica davvero come strumento per non solo raccontare storie, raccontare vissuto, ma anche e soprattutto Io, per... guarda, ti voglio raccontare come è venuto fuori, perché io non lo pensavo proprio a sto disco. Sì. Quando ho fatto il corso per animatori del movimento Laudato Si, ecco, il coordinatore nazionale, insomma, mi ha spinto a riprendere in mano la chitarra, perché io l'avevo appesa al chiodo. Ormai c'ho un'età, dicevo, che devo fare con queste canzoni e tant'altro. Invece no, quello mi ha spinto a mettere su, perché dice, no, se c'hai questo talento, il Padre Eterno poi te ne chiederà conto e quindi devi fare qualcosa. E già in parrocchia mi dissero, fai una canzone per il nostro circolo Laudato Si di Pomigliano d'Arco. E io incominciai a scrivere la prima canzone che si intitola Sista Terra, che sta nel disco, è in napoletano. È piaciuto così tanto anche al vescovo di Acerra, che adesso la usa come, diciamo, sigla a tutti i suoi incontri quando va in giro a presentare. Per cui sono stato spinto a riprendere in mano la chitarra e a mettere su questo disco con queste canzoni che sono venute fuori anche dopo il lockdown, dopo tutte le delusioni della politica e tutto il resto. Infatti è tutto da rifare. È uno slogan che diceva Mentana mentre annunciava l'ennesima caduta di governo, e quindi c'è tutto da rifare. È entrata nella mia testa sta frase e io ci ho scritto sta canzone, no? Che tutto da rifare non solo fuori con la politica, ma credo in tutto il mondo è tutto da rifare, perché l'umanità, insomma, non ne vuole sentire, no? Di Dio, della pace, dell'amore, ma si sta avviando verso qualcos'altro e quindi è tutto da rifare per davvero. Per noi soprattutto che ci crediamo è tutto da Esatto. rifare, perché vediamo quanto è in crisi la Chiesa stessa, tutte le associazioni, tutti i movimenti, ma io credo che è in crisi l'amore proprio, perché se ci fosse amore davvero nelle nostre istituzioni ecclesiastiche non saremmo in crisi. E forse sarebbe tutto più facile. Don Mimmo, resta con noi perché hai citato una canzone, Sista Terra, che dobbiamo assolutamente ascoltare e condividere con i nostri telespettatori, però dobbiamo andare ancora in pubblicità, giusto 1 minuto e mezzo, e poi torneremo di nuovo insieme in Va compagnia di bene. Don Mimmo Iervolino, della sua musica e delle sue riflessioni. E quando mancano quasi 2 minuti alle 11, torniamo insieme in diretta. Questo è Tempo d'Estate, dal lunedì al sabato su Padre Pio TV, e siamo collegati via Skype in diretta con Don Mimmo Iervolino, sacerdote, cantautore di musica cristiana e animatore del movimento Laudato Si di Pomigliano d'Arco, giusto, Don Mimmo? Sì, sì, Ecco, sì. perfetto. Allora, hai citato Sono una 22 canzone. anni che sono parroco in solitum con altri due sacerdoti lì a Pomigliano d'Arco, nella parrocchia San Felice in Picis. Grazie per questa precisazione. Poi ci racconterai che cosa significa essere animatori di questo importante movimento Laudato Si, ma prima vogliamo ascoltare un brano che tu hai citato, perché il vescovo di Acerra, Monsignor Di Donna, Di vorrebbe, insomma, donna. ecco, vorrebbe che questo brano diventasse, come dire, un inno, no, per una sigla per tutti gli eventi legati all'ecologico. Una canzone in napoletano, quindi, che si intitola Sista Terra, firmata da... Sista terra
Lucana ricessa, che non ci fa più, se sta terra potesse parlare, ci ricesse che è stanca, e schiaffa che ramma, non tene più aria o quanto si inquina, non tene più acqua o fa nascere ancora, non tene più forza o ferma che sta morta. E che l'uomo è niente, senza Dio e senza coscienza. Andasse con cora e santa ragione, ma che fai la vina saluta tre sorda fatienta che non valono niente. Povera terra tradita e venuta, povera Dio che guarda lo cielo, tutta monnezza che stomma ribella, oramai senza Dio, pronto sulla bell'inferno. Si sta terra, Don Mimmo, con stralci della Laudato Si di Papa Francesco. Sì, ci stanno parecchi messaggi della Laudato Si. Allora, tu prima ti domandavi per come si fa a diventare animatore. E ecco, che cosa fa andare, un animatore? Sì, adesso c'è la possibilità, perché prima si faceva attraverso un corso online che partiva ad aprile e finiva a maggio, più o meno. Adesso invece si può fare addirittura on demand, cioè nel senso che si va sul sito che si chiama laudatosianimators.org, ci si iscrive perché c'è un link e si può frequentare online il corso, dopodiché si riceve l'attestato che si è animatori Laudato Si. Ecco, che cosa ovviamente fa un animatore? Si prende contatto con il nostro responsabile nazionale, che è Antonio Caschetto, e insomma, poi si partecipa a tutti gli eventi, si mette su un circolo Laudato Si, come abbiamo fatto noi a Pomigliano. Ecco. Per la verità l'iniziativa del Laudato Si a Pomigliano è stata ad opera di Don Peppino,
che è l'altro sacerdote che è coparroco con me, che sta proprio qua vicino a me. E che salutiamo. Sì, vieni. Anche perché c'è una canzone nel disco dedicata a lui. Perché lui, essendo un grande mattatore per dei problemi sociali, io gli ho voluto dedicare appunto una canzone. Quale canzone è dedicata a Don Peppino? Si intitola Oprah. È Dove? sempre in È napoletano, sempre dove? però è una canzone per i suoi 80 anni, dove io appunto dico Ofra, 80 sono gli anni, te consumate l'osso e puro portafoglio, senza sparagne, rata tutto quanto. Nu popolo stasera staccato di grazia, infatti la sera quando abbiamo festeggiato c'era veramente un popolo che gli vuole bene, al quale ha dato tutto veramente. Ecco, Quindi ci se siamo. c'è un animatore del sociale che io ho conosciuto e che mi lascia nel cuore, insomma, tanto bene e tanto esempio, è proprio lui, sta qui. Penso Ciao, ciao Don che l'ho Peppino. conosciuto quando sono entrato in seminario, lui era rettore del seminario, poi è stato anche preside dell'Istituto Vescovile. E poi ci siamo, quando io ho finito, diciamo, i miei studi, ecco, l'ho ritrovato come, diciamo, sacerdote, diciamo, capo focolare, ecco, del mio focolare, e da allora poi sto in focolare con lui e quindi Bene. condividiamo tutto, anche le vacanze. Infatti stiamo qui in questo posto ameno in provincia di Potenza, che si chiama Ruvo del Monte. Ruvo del Monte, È un qui. posto sperduto, non c'è nessuno e stiamo veramente bene, proprio perché non c'è confusione. Si sentono solo le cicale, si mangia benissimo perché la signora, con i prodotti della terra, insomma, ci fa delle cose molto buone, per cui non abbiamo nemmeno il problema Di dover di salute. andare, ecco, Don Mimmo, in conclusione è stata davvero una chiacchierata piacevolissima, alietata anche Intanto dalle tue grazie canzoni. ancora, eh. Volevo concludere chiedendoti se hai già portato o continuerai a portare anche il disco in giro attraverso incontri, Sì, concerti, ecco, sì. dove mi chiamano vado volentieri e ovviamente, insomma, io cerco di non prendere nulla, ma perché è tutto gratis e tamburdeo, perché io ci tengo al messaggio. Ovviamente chi mi chiama ha bisogno di attrezzature, quelle me le deve far trovare sul posto, perché Certo, io non le posso portare da Pomigliano, insomma. Almeno un assolutamente. minimo di attrezzatura, perché proietto queste immagini con tutti i messaggi del Papa. Ho organizzato anche con tutti gli altri contenuti che il movimento ci dà. E poi ultimamente, ecco, succederà ancora un'altra cosa, perché il tema di quest'anno, per il tempo del creato, che va dal 1 settembre al 4 ottobre, è in ascolto del creato, e poi il simbolo è il rovito ardente. Per cui spinto, anche se ancora una volta da Antonio, il nostro responsabile, ho scritto la canzone Rovito Ardente, che è stata anche tradotta in inglese, in spagnolo. E per il 1 settembre si troverà su tutte le pagine della Laudato Si, sia in Italia che all'estero. Quindi per me è veramente un ringraziare Dio, no? Che mi ha rimesso Certo, in gioco certo. e quindi riesco Fino a. comunque posso e così ad andare in giro. Queste buone nuove, no? Che o le portiamo avanti, o altrimenti non c'è posto per noi sulla terra, no? Perché la terra si rivolterà contro. In Quindi ascolto del dobbiamo creato, come. svegliare più coscienze possibili. In Sì, ascolto del creato, sì. come appunto dicevi, il tema del movimento dal 1 settembre al 4 ottobre, quindi in prossimità poi della festività e della solennità di San Francesco d'Assisi. Grazie Don Mimmo per essere stato con noi. Don Mimmo Iervolino, ricordiamo nuovamente il tuo ultimo lavoro musicale, Il grido della terra, canzoni per un cristianesimo aperto al sociale. Ecco, ringrazio la regia che ci mostra nuovamente la copertina del tuo album. Grazie, speriamo di risentirci presto. Comunque siamo a disposizione e salutiamo anche Don Peppino che mi ha chiesto, prima ci siamo sentiti al telefono, una preghiera a Padre Pio. Sarà fatto, Don Peppino, non preoccuparti.
Grazie, ricorderemo. grazie ancora. A voi, grazie ancora Don Mimmo per essere Ciao, stato ciao a con noi, tutti. per averci anche allietato con la sua musica e con le sue riflessioni. Bene, detto questo, scopriamo subito se ci sono ultime notizie, ultimi aggiornamenti grazie all'ADN Cronos. No, non ci sono notizie rilevanti. E allora diamo subito spazio ancora una volta alla pubblicità e poi di nuovo insieme per la terza e ultima parte del nostro appuntamento.